Chiediamo a Tommaso che ci sostenga in questo voler riniziare, rimettere di nuovo avanti il passo per poter ricentrare la meta e non perdere il vigore lungo la strada. Vogliamo allora lodare il nome di Dio. Vogliamo chiedere a Tommaso che ci sia di sostegno, di conforto. L'alleanza tra Dio e l'umanità è stata suggellata in Gesù. Il sangue che il Signore ha versato per l'uomo dalla croce è per la salvezza di ognuno, e i santi ci richiamano questo impegno che l'uomo deve poter riconoscere. L'Eucaristia, che al termine di questo cammino celebreremo entrando nella nostra collegiata, ci renderà partecipi della ricchezza dell'amore del Padre che offre suo Figlio come vittima di espiazione per tutti i nostri peccati. A Cristo, che incontreremo realmente presente nella Santa Eucaristia, primo amore di Tommaso, vogliamo elevare la nostra preghiera di adorazione e di lode. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
permetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Con Tommaso ci aiuti la Vergine Maria e ci richiami questo fare tutto quello che Gesù ci suggerirà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.